una storia, per favore? Sì, vai nel letto con tua sorella. D'accordo. Allora, il 10 ottobre 1813 è nato un piccolo bambino che si chiamava Giuseppe Verdi, che va a cambiare la storia dell'Italia. Giuseppe Verdi mette in scena Nabucco, un'opera, ed era un grande successo alla Scala di Milano il 9 marzo 1842. Verdi usa un altro popolo, gli ebrei, per mostrare la nostra storia e per evitare di andare in prigione. Gli austriaci occupano la Lombardia e Veneto, adunque vogliono ritrovare il loro paese. La bellezza di questa musica ha permesso di diventare il nostro inno nazionale dell'Italia e una musica patriottica. Gli italiani si rivoltano per recuperare la loro terra nativa, fanno delle manifestazioni grazie alla musica di Verdi che loro ha permesso di aprire gli occhi. Il 10 marzo 1851 Rigoletto va in scena a Venezia da Verdi. Era un grande successo come Nabucco. Era un'opera rivoluzionario molto pessimista contro gli austriaci. In 1853, Verdi ha il grandissimo prestigio di essere invitato all'Expo Universale di Parigi. Hanno scelto Verdi per una ragione probabilmente politica per nuovi rapporti tra la Francia e l'Italia, il Piemonte. A questa Expo, Verdi scrisse Il Vespri Siciliani. Quest'opera ha permesso di mostrare ai francesi che gli siciliani non sono d'accordo della loro dominazione. Nel frattempo, Napoleone III è diventato il nuovo imperatore dei francesi. Nel 1860, Garibaldi conquista l'Italia per l'unificazione e ha vinto. Il 26 ottobre 1860, Garibaldi rincontra Vittorio Emanuele II e Vittorio è diventato il re dell'Italia. Il 5 maggio del 1860, Garibaldi e un migliaio di uomini salpano da Quarto, in Liguria, alla volta della Sicilia. La spedizione dei Mille è un successo imprevisto, un pugno di uomini batte l'esercito regolare borbonico e guadagna il favore della popolazione. Il 26 ottobre 1860, a Teano, Garibaldi consegna a Vittorio Emanuele II il regno borbonico, turbato dalle agitazioni rivoluzionarie. Il 17 marzo del 1861, finalmente il Parlamento suggella l'unificazione italiana e proclama Vittorio Emanuele II primo re d'Italia. In 1861 è proclamato l'unità dell'Italia. Cavour, il presidente del Consiglio, offre a Verdi un posto di deputato al nuovo Parlamento. 7 anni dopo, Verdi ha scritto una lettera che mostra che gli italiani sono tutti insieme, ma che c'è ancora dei problemi a mettere in punto.
La casa di riposa a Milano da Verdi permette ai musicisti che sono vecchi di fare della musica. Io sono cantante, lirica, però qui ci sono troppo cantanti, io cedo a loro, capisci? Adesso io non sono pianista, però mi piace anche pianoforte, mi piace molto. Grazie a Verdi io sono venuta qui, salvato. L'ho definita oasi d'amore, quindi alla solitudine ancora non la conosciamo, per fortuna. Verdi rappresenta una voce moderna. Grazie alle sue opere permette agli italiani di fare delle manifestazioni e rivoluzioni che vanno a contribuire all'unità dell'Italia. E dunque è un uomo importante del Risorgimento. Ecco la storia di Verdi. Allora, è l'eroe dell'Italia! Allora, è il mio eroe!